abbandoniamo il comodo rifugio situato a Castellamonte e procediamo lungo una strada di piccole dimensioni, costeggiata da abitazioni rurali. Lasciamo operosi villici all'opera e ci allunghiamo in questo cammino piuttosto orizzontale, ma non per questo meno faticoso, visti i trascorsi gastronomici, e ammiriamo le prime primule sotto un fico. La strada, non è corretto dire che si inerpichi, ma si prolunga fino a una casa di civile abitazione, e verso est si protrae verso la montagna. Osserviamo alcuni rovi. A questo punto il cammino diventa più erto, non è ancora precisamente ripido, ma ci obbliga a una certa fatica, considerando, ripeto, i trascorsi gastronomici canavesani. Alcune piante aggettano sul lume della strada. Intorno a noi vegetazione e silenzio. Una cancellata un po' sinistra, alla nostra sinistra per l'appunto. Più avanti la strada, che sta quasi diventando sentiero, si inerpica verso ulteriori mete. Non è ancora possibile visualizzare la montagna, meta della nostra spedizione. Una casa un po' inquietante sulla destra. Qui il cammino diventa sempre più ripido. È con un certo disagio che procediamo fra cancelli e edere. Ecco, alla fine della strada, una casa ci sbarra il passaggio. Che fare a questo punto? Suonare, entrare e farci ospitare per un caffè, oppure passare furtivamente come ospiti inattesi e direi non graditi, però ci ferma un'eloquente scritta. A questo punto ecco là in fondo la meta del nostro viaggio, meta più che altro teorica, in quanto il nostro viaggio a questo punto si ferma qui, sotto questa villa. Il fiato ormai è speso per intero. Non possiamo far altro che contemplare questa pace canavesana e cominciare il faticoso ritorno. Della legna attende di seccare. La discesa si fa abbastanza erta e presenta qualche rischio, per cui conviene essere prudenti. Avanziamo tra un sentiero piuttosto scabroso, con sfasciumi in quello che è stato un asfalto. Anche le foglie acquattate in terra presentano un certo rischio di scivolamento. Ammiriamo alcune felci. Le prime vestigia di una primavera. Costeggiamo un prato. La strada ormai si è fatta poco ripida e ci porta verso la destinazione. Ecco gli alberi con alcuni germogli, testimonianza di una precoce primavera. In terra un tripudio di primule.
I campi lavorati testimoniano della fatica dell'uomo. E alla fine eccoci al rifugio Corina, metri 327, dove ci attende una meritata tazza di caffè. Eccoci qua. È stata una bella camminata.